Nicolás Maduro, presidente a interim del Venezuela. Ebbene sì, avete capito bene, proprio ieri Nicolás Maduro, il delfino di Hugo Chávez, ha giurato come presidente ad interim del Venezuela, chiedendo l'immediata convocazione delle elezioni per scegliere il successore del presidente, dell'ex presidente bolivariano, morto proprio martedì. La cerimonia è stata contestata dall'opposizione che avrebbe urlato a Nicolás, tu non sei stato eletto. Adesso bisognerà vedere cosa succederà nelle prossime ore, però il giuramento è avvenuto. Tuttavia, poco prima del giuramento avvenuto nel Parlamento di Caracas, le parole di Maduro sono state le seguenti. A nome della più assoluta lealtà nei confronti del comandante Chavez, giuro che rispetteremo e faremo rispettare questa Costituzione bolivariana, con la mano dura di un popolo deciso ad essere libero. Parole interessanti, parole determinate che rivelano una grande determinazione, un grande spirito di nazione presente in quest'uomo politico. Dopo ha aggiunto il nuovo presidente ad interim Maduro le seguenti dichiarazioni. Scusate il dolore e le nostre lacrime, ma questa presidenza appartiene al comandante Hugo Chavez. Anche queste sono parole belle che dimostrano la grande bravura di quest'uomo, ma soprattutto un uomo che, nonostante tutto, ancora ripone fiducia e ancora ha ammirazione, prova quindi rispetto per il suo, come dire, presidente morto martedì, Hugo Chavez. Mi fermo qui, questa foto è stata presa da Wikipedia, pertanto priva di copyright. Iscrivetevi, commentate, un caro saluto a tutti.